Buongiorno a tutti amici lettori, ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale in compagnia dei libri. Siamo ritornati dopo la pausa estiva e ricominciamo con i consigli di lettura. Se è la prima volta che ti connetti e non ci conosci, in questo canale parliamo di libri. Se ti piace l'argomento, ti consiglio di iscriverti al nostro canale ricordandoti di attivare la casella delle notifiche, così comodamente ricevi tutti gli aggiornamenti sui nostri negozi. Per il consiglio di oggi mi sono ispirata a un evento che stiamo organizzando nel nostro negozio di Milano, molto bello, si chiama Lo Zen e l'arte di scalare le montagne. Troverete dei lotti dedicati alla montagna, soprattutto titoli introvabili, ma anche al benessere, il benessere del corpo e dello spirito, libri benefici. E quindi, parlando di libri benefici, non potevo questa settimana non consigliarvi il libro culto del prendersi cura di sé, che richiama anche il titolo del nostro evento, che è Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. L'autore è il filosofo Robert Pirsig. Questa è la pubblicazione Adelphi. È stato pubblicato per la prima volta nel 1974 e ha avuto un successo esplosivo, milioni di copie vendute, e ancora oggi è un libro di riferimento per gli itinerari spirituali, per la consapevolezza di sé. Questo libro parla di un viaggio sia fisico attraverso panorami mozzafiato dal Minnesota al Pacifico, ed è un viaggio anche mentale, un itinerario spirituale fatto di una cronaca di viaggio in cui l'autore, oltre che raccontare i paesaggi, le tappe, il percorso che fa in sella alla sua motocicletta, fa anche una cronaca dei suoi pensieri, delle sue riflessioni. Credo che il punto di forza di questo libro sia proprio il fatto che è una storia vera. Davvero l'autore, Robert, ha iniziato questo viaggio col suo bambino, il suo figlio di 11 anni, per l'America e scrive: è partito per il gusto di partire, per il gusto di viaggiare, senza sapere bene dove sarebbe arrivato, non gli importava quello. Per lui il viaggio è un modo per districare i propri pensieri, per mettere ordine, per anche affrontare i propri fantasmi. Infatti, un elemento molto affascinante che ritroviamo tra le pagine lungo tutta la storia è l'interazione che avviene con una sorta di alter ego dell'autore, si chiama Fedro. Questo personaggio, questo doppio, con cui si relaziona e che lo aiuta, lo stimola nelle riflessioni, nei pensieri, in punti in cui si sente bloccato e che si capisce appunto sono fantasmi del suo passato. Uno tra tanti, un elemento che ritorna nel racconto, è l'elettroshock che ha dovuto subire per una cura psichiatrica. Siamo negli anni 60-70, per cui la legge Basaglia che abolisce i manicomi arriverà solo 4 anni dopo la pubblicazione di questo libro, per cui le cure psichiatriche avvenivano in modo molto diverso da come siamo abituate oggi. Lui è stato ricoverato per un esaurimento nervoso e è stato curato con l'elettroshock. A questo punto ritorna nel racconto come una ferita aperta. In questo racconto Pirsig elabora una teoria molto molto affascinante che è la metafisica della qualità, cioè l'importanza di inserire nella nostra vita la qualità nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, nei nostri desideri, l'importanza di capire cosa è reale, cosa è bene, cosa è giusto, cosa è bello, e lo capiamo grazie a una costante manutenzione della motocicletta che metaforicamente è noi stessi, è la nostra vita, quindi non possiamo esimerci dal pretendere la qualità del mezzo che abbiamo per affrontare il percorso, per affrontare questo viaggio che è la vita. La manutenzione della motocicletta può avvenire con un fai da te, possiamo arrangiarci da soli, possiamo affidarci ad esperti, possiamo fare come vogliamo. L'importante è che la qualità sia la protagonista della nostra vita. Un altro elemento molto bello che mi è piaciuto molto è il rapporto padre-figlio durante questo viaggio, che diventa ovviamente significativo, lascerà il segno, come tutti i viaggi fanno, soprattutto i viaggi speciali, i viaggi della mente e dello spirito. Il viaggio ci permette di allontanarci da noi stessi, di misurarci con distanza, di distaccarci dalla routine, dalla quotidianità, di fare anche un po' il punto, anche solo nel momento in cui si raccolgono le proprie cose per organizzare una valigia, un bagaglio. Anche questo è un punto importante di riflessione. E
questo libro fa proprio quello che farebbe un bel viaggio, ci aiuta a aggiungere un gradino, un pezzettino alla consapevolezza del tutto, mettendo come protagonista la qualità della vita, il benessere e la felicità. Bene, questo era il consiglio della settimana. Se cercate altri libri benefici, ne troverete tantissimi a Milano in questi giorni, dal 16 al 20 settembre c'è l'evento, ma ne troverete tanti anche dopo. Io vi ringrazio per averci seguito in questa puntata. Se vi fa piacere, ci incontriamo tutte le settimane con un consiglio di lettura. Grazie ancora, a presto!